Ho avuto un'educazione, ho studiato in modo molto disordinato, ma questa non è colpa mia, è colpa dei miei genitori. Forse però è stata una fortuna. E cioè, io non ho fatto l'università in Italia, ma non ho nemmeno fatto il liceo in Italia. Sono stata mandata quando avevo 12 anni nella Svizzera tedesca e ho fatto, diciamo, qualcosa che corrisponde alle medie superiori nella Svizzera tedesca e ho fatto il liceo tedesco poi a Milano, poi sono stata mandata in Inghilterra e lì ho preso il diploma di proficiency in inglese all'Università di Cambridge e Sheffield. Sono tornata in Italia e ho cominciato subito a fare la giornalista. Ormai era troppo tardi per cercare di avere insomma, un tipo di istruzione un pochino più completo, un pochino più articolato. E mi sono fatta così. Io ho fatto la mia. Sono proprio molto self-made e io credo che questa esperienza linguistica così internazionale abbia molto influito sul mio, chiamiamolo, dubbio di linguaggio, su questa mia considerazione del linguaggio come qualcosa di molto relativo e non dogmatico. E ho scritto per un po' di anni poesie che Scheidiller mi ha pubblicato e erano poesie in versi, era poesia lineare, però c'era un tentativo di rompere qualche cosa, di uscire da una certa consuetudine così metrica, eccetera. E ebbi delle ottime recensioni, tra l'altro di Giorgio Caproni, il quale, e lo dico sorridendo, disse che si sentiva troppo l'influenza di Dino Campana, che io non conoscevo nel modo più assoluto. L'ho letto dopo e l'ho sentito molto congeniale a me, perché in Campana c'è questa tensione al canto, ma al di fuori degli schemi, in modo molto espressionista. E quando vidi le mie poesie pubblicate, ebbi uno shock. Vedere queste parole, lei lo sa perché lei ha scritto di questa cosa, vederle lì ferme, tant'è vero che questo primo libro, il cui titolo era Giardino, aveva le pagine da tagliare, allora molto spesso si aveva. E io ne diedi copia ai miei familiari e ai miei amici dicendo che dovevano leggerlo così, nell'ombra. Avevo bisogno di creare un'architettura, in fondo è un'architettura gotica quella. E quindi decisi che per 25 anni non avrei più pubblicato poesie. Il caso ha voluto che proprio 25 anni dopo io con Vallecchi pubblicassi le poesie che, insomma, delle quali non mi occupavo più, le poesie lontane, poesie in versi, quando già facevo la poesia sperimentale. Allora, quando appunto poi ci fu l'esperienza della guerra, che fu un'esperienza fortissima, perché è difficile spiegare a persone più giovani quale è stata, non parlo dal punto di vista ovviamente politico, delle scelte di coscienza, del drammatico umano, ma proprio dal punto di vista poetico, io mi accorsi che non c'era più una realtà. Una città, per esempio, come Genova, che è la sua città, il giorno dopo il bombardamento era surreale. Non c'era più la città, c'era magari qualcosa, un vaso di fiori su una finestra in una casa tutta sgretolata. Per cui pensai,
che non c'era una realtà stabile sulla quale io potessi fondare la mia poesia. La sola cosa stabile era lo strumento, il linguaggio. E tenni per me questa esperienza, ma mi ricordo che ebbi come la sensazione di essere matta, dico, ma io sono matta. E ebbi anche una sensazione di forme, di forme geometriche. C'era qualche cosa che si era mosso nel mio cervello, non so, nell'emisfero del linguaggio. E decisi che non avrei scritto poesie fino a che non avessi chiarito a me stessa questa cosa. E non scrissi più, non ne scrissi più di poesie. E poi mi sposai, conobbi mio marito alla fine della guerra, andammo in America, fu alla Yale, e fu anche quella fu un'esperienza molto forte. E quindi anche un'altra lingua, un'altra cultura, un altro modo di vivere, eccetera. E mi dedicai molto al giornalismo, pubblicavo, trovavo anche facilmente dei quotidiani che davano spazio ai miei articoli. Tornai in Italia e venni a sapere che c'era un seminario di studi americani per i critici d'arte, per i giovani critici d'arte, e siccome avevo visto una mostra di Benchan alla Biennale di Venezia che mi aveva colpito perché era un grafico più che un pittore che fondava le sue immagini molto sulla fotografia, si ispirava alla fotografia, e era insieme un grafico e un fotografo, ed erano molto, poi la sua pittura invece era astratta, cioè i fondi eccetera, era una pittura, c'era una somma a posterioristica di dati diversi che formavano come se la realtà gli fosse sfuggita, e io ho avuto l'impressione che quella fosse un po' anche la chiave di lettura di tutta l'arte americana. È un'arte di sradicati che non hanno dentro la realtà e quindi la costruiscono con degli strumenti. In fondo lo strumentalismo mi pare che sia proprio una delle teorie di due americana, di un filosofo americano. E la cosa mi aveva molto interessato. Allora io mi proposi per una borsa di studio, ottenni la borsa di studio in base agli articoli che avevo scritto, mi dedicavo anche in modo però non accademico anche alla critica d'arte, e ho anche lavorato per un po' di anni in una galleria d'arte a livello organizzativo. Ero la segretaria di una galleria a Milano subito dopo la guerra e organizzai mostre. Tutta la mia esperienza organizzativa nacque così, già nel 46-47. Allora scrissi feci questo corso a Salisburgo. Sa che c'è un centro di studi americano? C'è a Salisburgo, c'è un centro di studi americani che funziona molto bene. In quegli anni era molto, e fu per me, io nel frattempo avevo avuto due figlie, e quindi ero molto così, insomma, è stata anche un rientro della giovinezza, perché ho abbandonato la famiglia per un mese, sono andata là, mio marito era perfettamente d'accordo, e quando tornai io pensai di scrivere, siccome era stata accolta molto bene la mia tesina, che è la tesina finale su Benchan, chiesi a un editore, ed era De Luca, se gli interessava una monografia su Benchan. Lui stava proprio cercando qualcuno per fare una monografia su Benchan. E mi ricordo che andai a Spoleto al Festival dei Due Mondi, perché Benchan là faceva le scenografie. Lui preparava le scenografie. E andai con la mia tesina e chiesi dove abita Benchan, e nella piazza mi dissero, in quella casina lì era ospite di Menotti.
E allora non c'era il campanello, mi si è gridato Bischan! Questo gigante in questa finestrina medievale si affacciò, cosa vuole? Io non sapevo cosa dire e gli dissi, voglio scrivere un libro su di lei. Mi ricordo che fu proprio in quel momento che decisi di scrivere un libro. E allora mi accolse, insomma, rise di questa cosa e diventammo amici. Ho anche una fotografia di me e Bischan su questa terrazza. E feci questa monografia e fu accolta benissimo. Anzi, Bischan disse che io lo conoscevo meglio di quanto lui non conoscesse se stesso, perché certe date non corrispondevano, le date che avevo dato io non corrispondevano alle sue, perché ero sicura che lui si sbagliasse. E lui trovò poi che avevo avuto ragione, perché aveva dato, insomma, aveva cambiato stile e si capiva che era successivo o anteriore, insomma, e lui invece, però si rese conto dopo che ero entrata proprio nello spirito del suo lavoro. Lui usava molto la parola e io cominciai a raccogliere cose, erano gli anni 50, il libro uscì nel 63, ma io lo scrissi dal 58 al 60, poi come si sa le case editrici tengono le cose. E io cominciai a raccogliere, siccome andavo nella tipografia, perché per seguire anche la pubblicazione, insomma, le riproduzioni, eccetera, tutti gli errori di stampe, di immagini, eccetera, e cominciai a fare della poesia visiva senza sapere che esistesse. Infatti io dico ufficialmente che ho cominciato nel 65, perché nel 65 ho imparato, ho saputo che esisteva la poesia concreta e mi sono messa in contatto con i brasiliani concretisti, però io già facevo lavori. Adesso li tiro fuori, vorrei correggere queste date, dopo gliene faccio vedere uno. E assolutamente era... E allora, poi appunto, cominciai a fare questo lavoro, ma da dilettante, credevo, invece no, non ero una dilettante, era la mia vocazione. Poi imparai, lessi che esistevano questi movimenti e cominciai ad allacciarmi. Allora, io ho fatto la poesia visiva, cioè parole e immagini, prima della poesia concreta. E dopo ho saputo che esisteva il concretismo e ho fatto la poesia concreta, che è più rigorosa, più basata sulla proprio la gabbia tipografica, eccetera, così. Cominciai a avvicinare l'uno e l'altro, soprattutto all'estero, soprattutto anche gli inglesi, moltissimo. Gli inglesi hanno una bella poesia concreta, eccetera. Poi seppi che c'era la poesia visiva, mi accorsi che l'avevo fatta e la cosa curiosa è che questi esperimenti sono nati in tutti i paesi indipendentemente da influenze. Era nell'aria questa cosa. Era nell'aria, c'era bisogno, e la cosa è stata recepita molto più dalla pubblicità, che fa della poesia visiva. La pubblicità sposa le immagini alle parole, che dal mercato d'arte, perché non sono cose che uno si mette volentieri a decorare per decorare il salotto, è una cosa diversa, è un terzo linguaggio. E io sono convinta che ancora non sia capito, soprattutto in Italia, l'Italia è molto più legata alla tradizione, molto più lenta, borghese, molto, c'è una cultura molto... All'estero sono molto più pronti. E quello che noi facevamo non era arte concettuale, una cosa molto diversa, perché i concettuali hanno abbandonato l'immagine e hanno preso la parola per quello che era, e con delle frasi così che si appendevano alle pareti, ma
non sono mai entrati dentro ai meccanismi del linguaggio, dentro alla parola. Invece i poeti visivi non sono degli ex pittori in genere, sono degli ex poeti, e quella è la cosa diversa. Quindi lavorano con quello che allora ancora si chiamava il significante, insomma, mentre i concettuali col significato. Quindi non è che hanno cambiato molto, sono sempre rimasti in quello che è dato, che c'era già. Invece noi facevamo qualcosa di molto diverso. Questo è uno dei miei primi lavori, fu ideato e fatto tra il 66 e il 67, cioè è uno dei miei primi lavori, diciamo, di poesia concreta, perché, come le ho detto, io prima ho fatto della poesia visiva, le farò anche vedere qualcosa, ma ormai ufficialmente io sono quella che ha cominciato con la poesia concreta. E la cosa curiosa è che poi io ho fatto molti antimonumenti, cioè è quasi una dichiarazione di poetica buttar giù anche proprio il monumento, o comunque la retorica, il feticcio, tutto quello che si riceve non criticamente e si continua a portare avanti per pigrizia. E io decisi che avrei fatto una storia con una parola sola, con le lettere di una parola. Quindi ha anche delle valenze degli antichi Carmina figurata. E sono 6 pagine, io non sapevo ancora nemmeno usare i Letraset e mi rivolsi a un'amica che ora è morta, che era una pittrice, si chiamava Annalisa Loatti. Siccome dovevo buttare giù anche il feticcio dell'individualismo, io misi anche il suo nome, Annalisa Loatti Mirella Bentivoglio. Mi sono un po' pentita poi per questa ragione, che nelle bibliografie viene fuori nella A e nella B, qualcuno lo cerca e non lo trova. Quindi questa apertura in fondo fu sbagliata, insomma, però appunto aveva anche un senso questa cosa di essere, erano due. Allora, lei come vede la copertina è monumento, no? È la parola monumento, il monumento non c'è, è solo l'idea della monumentalità. E quindi il monumento dubita, comincia a capire e quindi me non tu, non comunica. Allora comincia a cadere. E cosa viene fuori? La parola muto, che vuol dire io non comunico, ma vuol anche dire io sono in mutazione, sono un mutante, perché mento, dico delle bugie, dico, e è la celebrazione fine a se stessa e non il vero, come posso dire, segno lasciato della cosa che si vuole celebrare. Quindi perde la parola, poi perde, ecco, qui sono, perde la forma e poi anche le lettere. Noti che quando perde la forma, l'ultima parola che viene fuori, sempre delle lettere di monumento, è temo, e non mi sono accorta. C'è la paura del cambiamento, c'è sempre la paura del cambiamento. Anche le lettere si rompono e questa è l'ultima pagina. Allora, che cos'è? È una struttura di trasformazione che può essere vista sotto qualsiasi luce. Può essere addirittura anche politica, perché questa è la M di Mussolini, no? Questa è la M. E poi può essere dalla poesia in versi alla poesia visiva, può essere dalla figurazione all'astrazione. Noti però che in ultimo
sta già integrandosi, sta prendendo un ordine. Quindi qualsiasi rivoluzione diventa poi un monumento. Bisogna rompere in continuazione, non bisogna lasciare solidificare il feticcio, niente. E questa cosa ha avuto notevole fortuna, devo dire, è stata esposta dappertutto, proprio in molti musei, eccetera. La cosa curiosa è che me lo pubblicò De Luca e rimase, sempre deve aspettare il turno, una cosa per essere pubblicata, e fu pubblicata nel 68, quindi è proprio 68esca al 100%. Opero molto anche nell'ambito dell'intervento sul territorio, perché per me la penetrazione visiva nella parola ha significato l'appropriarmi dell'immagine in un modo diverso, sempre vedendo il simbolo archetipo che c'era dietro la forma della lettera alfabetica. Per cui dalla O mi è nato l'uovo e poi le eccetera. E ho operato anche molto in questo settore ed opero tuttora. I grandi simboli, archetipi ai quali mi sono molto dedicata sono l'uovo, l'albero e il libro di pietra. E tuttora, insomma, opero in questo settore. Sono delle peste buboniche, cioè non tutti per carità, però ad alcuni ho dato un po' fastidio, c'era un maschilismo notevole. C'è il fatto che un po' il mio doppio ruolo, un po' e insomma non ho avuto i rapporti molto facili con i poeti, ma soprattutto la cosa che ha dato fastidio è che io abbia fatto delle mostre importanti al femminile. Di Meana nel 78 si trova le peste buboniche le toglie. Che era a capo della Biennale, c'era un femminismo molto molto così, molto combattivo, e c'erano poche artiste. Allora mi chiamò e mi disse che se potevo curare una bella mostra internazionale di qualcosa che non suonasse come ghetto, come mostra ghetto, cioè che non avesse il corrispettivo negli altri padiglioni. E siccome non c'erano mostre di poesia visiva, dico va bene, facciamo un censimento delle donne che hanno operato tra linguaggio e immagine nel XX secolo. Intitolai quella mostra Materializzazione del linguaggio. Le prime due sillabe, mater, sono madre materia, insomma, la donna. E fu una mostra, intanto mi diede la possibilità di contattare un po' tutti, e fu una mostra bella, viva. Io penso che la donna sia parecchio adatta a questo lavoro sul linguaggio, proprio perché nei secoli passati la donna non ha avuto voce pubblica, insomma, soprattutto con la nascita della borghesia. La donna ha avuto un ruolo domestico, era la padrona nel privato ed era invece sottomessa nella sfera pubblica. Non aveva voce e quindi mentre dava il linguaggio ai bambini, io mi sono accorta come è stata positiva per me l'esperienza materna, perché i bambini vedono le parole proprio come le vedono i poeti visivi, le vedono come materia, come suono, come spazio. E quindi le donne sono veramente, non hanno il complesso di colpa della storia, no? Non hanno questa schiavitù del linguaggio burocratico,
e mentre insomma la donna è più libera, tant'è vero che io poi mi dedicai molto anche ai libri d'artista, e notai soprattutto negli anni 70 che gli artisti sembravano voler ferire il libro, ma non perché fossero contro il libro, ma contro uno dei ruoli del libro, che è di trasmettere la storia, cioè il libro è la legge, il libro è la storia, ma nello stesso tempo il libro è il confidente. La donna lo vede come il confidente, quindi mentre gli uomini ferivano il libro quasi per togliergli quella carica di aggressività che c'è nella storia, la donna invece lo vedeva come il suo diario, come il suo un amore particolare per il libro. Queste differenze mi hanno molto aiutato a capire me stessa, i miei problemi, perché io avevo grandi problemi anche per la mancanza di una cultura regolare, eccetera, così. E mi hanno liberata, proprio è stata un'autoanalisi. Io sono molto contenta di avere fatto questa esperienza esistenziale, comunque sia, dura, difficile, perché tenere a bada una famiglia, però sono contenta. Ecco. Quindi io ho fatto molte ricerche, per esempio, sulle futuriste, che erano straordinarie, e sono state completamente, salvo due o tre, sono state dimenticate. Mentre in America mi hanno dato la possibilità di scrivere, abbiamo fatto insieme con Franca Zoccoli un libro sulle donne del futurismo italiano. Lei si è occupata delle pittrici, ma non era cosa che mi interessava. Io mi sono occupata delle donne tra linguaggio e immagini, e di queste fanno parte anche le danzatrici, perché non danzavano su della musica, ma su delle parole recitate. Quindi era una visualizzazione del linguaggio gestuale, mimica e gestuale. Ed è uscito questo libro in America, e ho fatto molte mostre, ho curato molte mostre in vari istituti di cultura nel mondo sulle mie futuriste. In Italia non troviamo la possibilità di fare una mostra al futurismo italiano. Sono molto poco patriottica. È terribile. Ma com'è? In Italia vogliono le cose che si sanno già, le cose nuove no. Argan mi diede da scrivere un saggio per l'Enciclopedia Universale dell'Arte, non so se gliel'ho mai dato. Sì, sì. E la cosa che mi colpì moltissimo è il vedere il nome di mio padre, che non, era morto prima che io facessi. Mio padre si era molto interessato del gioco verbale futurista, ma era un professore universitario nella facoltà di medicina, solo che era un pubblicista, scriveva, eccetera, e andava spesso in Brasile. Allora ho visto che nella storia della letteratura brasiliana è ricordato il nome di mio padre, in quanto lui sensibilizzò a suo tempo molto i brasiliani sul gioco verbale futurista. Una cosa curiosa, vuol proprio dire che il sangue non è acqua, insomma, il DNA c'è per qualche cosa. Io non avevo mai saputo questa cosa. E mi ricordo, non so se chiacchierò troppo, no. Mi ricordo proprio su questo terrazzo, io stavo leggendo la storia della letteratura brasiliana, che in Italia è edita da Sansoni, e quando mio marito, era domenica, le bambine avevano una babysitter che le portava in giro, venne da me e disse: andiamo al cinema. Io dissi: no, io devo leggere questa storia della letteratura brasiliana per cercare di capire
che cosa hanno in comune quelli che poi dalla poesia sono passati alla poesia concreta. L'ho trovato poi che cosa avevano in comune. Tutti una grande attenzione all'arte popolare, alla poesia popolare, perché viene dal basso, la poesia concreta viene proprio dal basso. È la poesia, anche in Italia noi abbiamo una bellissima tradizione di poesia popolare, non ufficiale, anonima, eccetera, che è molto più vicina a, insomma, le nenie, i giochi, le cose, è molto più vicina a quello che fa l'avanguardia, che fanno le neoavanguardie della poesia ufficiale. E dissi no, e mio marito si arrabbiò e disse: è sempre il lavoro, ma esiste anche la famiglia. Però era buono, andò di là e si mise a lavorare anche lui. In quel momento vidi il nome di mio padre in questo libro e andai là: ecco la famiglia, guarda, io sto lavorando per la famiglia. Rimase di sasso. Ecco qua. Quindi poi ho continuato, visto che ho rotto tutte le regole, ho anche rotto quelle che il critico fa il critico e l'artista fa l'artista. Io faccio, è una posizione molto difficile. Io dirò che probabilmente l'artista ha avuto vantaggio dal critico, perché bene o male sono più conosciuta dai miei colleghi critici, ma il critico non ha avuto nessun vantaggio dal fatto che io fossi artista, perché non mi hanno mai messo nelle commissioni, eccetera. Il fatto, mentre questa cosa, il doppio ruolo, in altri paesi è accettato, in Italia è guardato ancora con un pochino di sospetto. E la cosa è che, a parer mio, un pittore non può essere anche critico, cioè proprio per la sua forma mentis, ma un poeta visivo che fa un lavoro di critica su quello che c'è, anche la parola che c'è già, le cose che ci sono già, non è che cambia molto facendo, può essere anche un critico. Io metto la stessa dose di creatività nel curare delle mostre collettive quanta ne metto nel fare i miei lavori, perché sono lavori che io faccio con cose trovate, eccetera, quindi è sempre creare dei rapporti, insomma, come creo un rapporto tra un artista e l'altro, dando un taglio particolare a una mostra con un titolo possibilmente creativo, particolare, così faccio col mio lavoro, non c'è nessuna differenza. Ma sa, l'avanguardia è una parola, siccome io contesto il linguaggio, voglio dire, è una, certo, è stata avanguardia, che cosa vuol dire avanguardia? Un movimento non ancora ben codificato, non ancora accetto, eccetera. Non so se sia ancora possibile, cioè bisogna vedere che quale valore si dà alla parola avanguardia. Io penso che quello che non è possibile, non si deve fare, è continuare oggi a fare l'avanguardia degli anni 60. Insomma, quelli che, hai capito, alcuni sono rimasti chiusi e ripetono a memoria quello che facevano allora. No, è cambiato il mondo, il nostro rapporto, noi dobbiamo sempre sintonizzarci su quello che è il mondo, insomma. Per cui l'avanguardia è possibile, ci sarà sempre qualcuno che comincerà qualcosa che gli altri non hanno fatto e che riconoscerà altri che sono sulla sua stessa linea, quindi non sarà forse più chiamata avanguardia, ma se la creatività continua a dare frutti ci sarà ancora questa cosa che chiamiamo l'avanguardia.